Commissario Croce, ieri il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza per il maltempo di novembre e dicembre in provincia di Messina. Un'altra ondata di maltempo ha colpito la città e la provincia nelle ultime settimane. Che cosa ha intenzione di fare la Regione? Ma guardi, noi accogliamo ovviamente con piacere la dichiarazione dello stato d'emergenza, che era una richiesta comunque che è venuta dalla Regione Siciliana. Il Consiglio dei Ministri accoglie lo stato d'emergenza e mette ulteriori somme a disposizione di una situazione che è critica sul litorale, soprattutto sul litorale ionico. Noi abbiamo messo la nostra quota finanziaria, ora c'è un commissario di protezione civile, verrà nominato un commissario di protezione civile, speriamo con delle deroghe che servono ad accelerare quegli interventi che sono assolutamente indispensabili per cercare di proteggere tutto il centro abitato che intercorre sul litorale ionico. È complicato il nodo di Galati, quali sono gli interventi previsti per il risanamento costiero? Allora, su Galati sono previsti tre interventi. Un intervento che andrà in gara la prossima settimana, che riguarda il completamento delle opere che sono state già realizzate da Galati verso Santa Margherita. Poi provvederemo a finanziare il ripristino di tutte quelle opere che sono state danneggiate durante l'ultima ondata di maltempo, e poi c'è un intervento che stanno programmando il sindaco con la protezione civile, che riguarda invece la parte di Mili Moleti e del torrente Mili. Non solo mare ma anche torrenti, la Regione ha appaltato diverse gare per rimettere in sesto e mettere in sicurezza i torrenti di Messina. A che punto siamo? No, stanno lavorando, i cantieri sono assolutamente in corso, non hanno alcuna problematica, a me risulta che stanno andando avanti con la pulizia dei torrenti che è prevista nel progetto stesso. Credo che ormai sono a buon punto e nel giro di qualche mese si potranno completare queste opere che sono fondamentali per la pulizia dei torrenti.